Buongiorno Corriere, oggi è lunedì 14 settembre, le notizie del mattino. Tante piccole scosse di terremoto questa mattina nella Valle del Belice, quanto ha registrato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tra le 5.47 e le 6.26, 5 scosse hanno interessato l'area belicina con epicentri prima a Vita e poi a Salemi. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione. La scossa più forte alle 5.47 di magnitudo 3.5 ad una profondità di 14 km. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha nominato il commissario dell'ATI idrico a G9 con decreto dello scorso 9 settembre. Si tratta della dottoressa Maria Annunziata Di Francesco, un decreto di 9 pagine con le direttive riguardanti il commissariamento. L'atto vale come diffida ai comuni e ove ancora inadempienti ad approvare entro 30 giorni dalla notifica del decreto lo schema di statuto dell'azienda speciale consortile di cui alla deliberazione dell'ATI di Agrigento. Il commissario potrà, ove occorre, in caso di protratta inerzia dei consigli comunali degli enti territoriali dell'ambito ottimale di Agrigento, adottare in luogo degli stessi le delibere di approvazione dello statuto dell'azienda speciale consortile. Ricordiamo che ci sono molti comuni, tra cui Agrigento e Sciacca, che non hanno ancora approvato tale schema. L'attuale gestione commissariale di Girgenti Acque, nonché tutti gli altri soggetti in gestione autonoma, in particolare comuni, consorzi e società, devono consegnare reti e impianti, così dice il decreto, nel rispetto del quadro normativo vigente dell'azienda speciale consortile. Coronavirus in Sicilia, 61 nuovi casi, 2 positivi in provincia di Agrigento. Il bollettino del Ministero della Salute segnala nell'isola un calo dei tamponi e un aumento dei contagi. I decessi dall'inizio della pandemia salgono a 292. I 61 nuovi positivi sono così divisi nelle province: 2 ad Agrigento, 26 a Catania, 2 a Enna, 25 a Palermo, 2 a Ragusa, 4 Siracusa. Di positività asintomatica a Covid-19 induce la quarantena forzata a tutti i collaboratori del ristorante La Madia di Licata dello chef Pino Cutaia, molto noto in tutta Italia, relativa a chiusura temporanea del ristorante. A dare la notizia l'ufficio stampa della società che gestisce il noto ristorante. Nello svolgimento della mia attività, sottolinea Cutaia, mi sono attenuto scrupolosamente alle prescrizioni anti-Covid-19, adottando tutte le misure di prevenzione per garantire la massima sicurezza ai nostri dipendenti e ai clienti. Con senso di responsabilità e precauzione, tutti i collaboratori sono in quarantena forzati in attesa di effettuare il tampone. Inoltre, afferma ancora Cutaia, stiamo chiamando tutti coloro che sono stati ospiti in questi giorni a La Madia, invitandoli a rivolgersi tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione Servizio Epidemiologia dell'ASP di Agrigento. Sarà mia premura, conclude lo chef, comunicare al più presto le nuove date di riapertura del ristorante. In realtà il positivo, di cui omettono naturalmente le generalità, non sarebbe stato asintomatico. L'uomo è andato in ospedale con la febbre a 38 e altri sintomi. Il tampone ha confermato il contagio al Covid-19. Il paziente è stato dimesso ed è in isolamento nella sua abitazione. L'ASP e il comune hanno avviato lo screening dei contatti. Oggi primo suono della campanella in molte scuole d'Italia. Sarà una scuola diversa, quella dell'anno scolastico 2020-2021, che si è cercato di rendere più sicura, anzi, e come ha detto nei giorni scorsi il ministro Azzolina, è il posto più sicuro di tutti in questo momento. Affermazione che il coordinatore del comitato tecnico scientifico ha fatto sua. Inizio d'anno comunque con tante incognite in tutte le scuole, con situazioni che si sommano alle carenze strutturali che si trascinano da anni. Lo ha detto anche il premier Conte nel suo saluto ai dirigenti scolastici, agli alunni e agli insegnanti. Dalla carenza di organico di personale docente, non a quella di spazi spesso insufficienti per garantire il distanziamento, dalla paura del reperimento quotidiano di mascherine alla gestione delle quarantene. D'altronde non sarà come prima, aveva detto ieri la stessa Azzolina. Ci vuole un po' di pazienza che non sappiamo se i genitori avranno in questa prima fase e che segna molta, tantissima preoccupazione.
Ieri giornata di maltempo in tutto il territorio provinciale, in tutta la Sicilia occidentale. Il maltempo ha provocato il crollo di alcuni calcinacci dalla chiesa madre di Raffadali. A informare la cittadinanza è stato il sindaco Silvio Cuffaro, che ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook. La caduta delle pietre non ha provocato feriti, l'ingresso principale è stato transennato, si entrerà solo dalla porta laterale. Disagio anche ad Agrigento e in altri comuni della provincia, alcuni allagamenti, ma per fortuna non si segnalano gravi conseguenze. Chiudiamo con il calcio. Ieri la partita di ritorno del primo turno della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza. Lo Sciacca è stato sconfitto a Castelvetrano dalla Folgore per 2-1, e in virtù anche del risultato di andata, oltre che di questo di ritorno, esce dalla Coppa Italia. Adesso si concentra sul campionato che comincerà domenica prossima 20 dicembre. I neroverdi al Gurrera affronteranno il Castellammare. A Castelvetrano ieri pomeriggio la partita è stata poi segnata nel secondo tempo da un fortissimo acquazzone. La squadra di Giraldo ha giocato certamente meglio rispetto al match di andata, si è schierata a 4 in difesa, ha fatto giocare fin dall'inizio Girolamo Ciancimino, che è rientrato dunque dopo 10 mesi dal grave infortunio. E la situazione sul piano tattico è stata certamente migliore, l'impegno dei giocatori è stato superiore e la Folgore però ha dimostrato ancora una volta di essere più avanti nella preparazione. Il primo gol nei primi minuti con Giannusa e poi nel finale del primo tempo il raddoppio di Carovana, e lo Sciacca nel secondo tempo ha segnato nel finale con Alessandro Bongiovì. È tutto, grazie per averci seguito e buona giornata, a più tardi.